E signori, capitolo 15 di questo Uncharted 4, i ladri di Libertalia. Ladro. E già partiamo segnandoci qualcosa, invece no. Apre, ovvio. Ok, dopo tutti questi combattimenti ferrei, credo, penso e spero che questo capitolo ci sediamo un istante, perché insomma... ne abbiamo combattute di battaglie. Qui non sale. Un altro ladro. A me più che ladri mi servirebbe un punto dove salire. Che non è questo. Ma potrebbe essere questo, buono. Ok. Sì, ma in realtà anche no. Fammi pensare. Forse ce l'ho. Come no? Ma vaffanculo. Capitano Avery. Decapitato. Questo è decapitano. Giorni migliori. Ho trovato qualcosa. Mi stupisco che sia ancora intatta. Sembra il purba di Uncharted 2. Assomiglia molto. Nathan, di qua. Aspetta un secondo. Ma può stare rapinando qualsiasi cosa, un cleptomane. Bel tesoro. Che cleptomane. Comunque, io avrei fatto una cosa, no? Ma non so se mi è sfuggita. C'è il sigillo di Eva. Però poter rileggere tutti gli appunti degli Uncharted precedenti. Tutti i diari, insomma. Avete capito, i taccuini. Il tesoro era qui. Già. Secondo me era una cosa che si poteva tranquillamente fare. Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro. Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery. Tew. I fondatori di Libertalia. Marchiati con la parola ladro. Non assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. So dov'è. Cosa? Dove? Sopra. Aha! È una mappa? Sì, proprio lì. E devi copiarla? È una mappa. A testa in giù. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon, in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo. Quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. New Devon, arriviamo. Non mi ha fatto arrampicare, quindi. Che brutto stronzo. Va bene. E ricominciamo questo. Come arriviamo lassù? Viaggetto, allora. Arriviamo nello stesso modo in cui ci saremmo dovuti arrivare prima. Ovvero, così. Qua non salti, no. Ok, va bene. Però se questo è l'unico punto arrampicabile, un motivo ci sarà. Ci pensate? Ok. Grazie, ci sono arrivato anch'io.
stronzo. Ok, pronto? Ok. Ah. Secondo. Alzare il candelabro. Buona idea. Sorpreso. Accetta il complimento. Come un candelabro può cambiare un capitolo intero? Tanto vorrei sapere alzare il candelabro a cosa porta. Dovremmo andare laggiù noi. Ok. Si deve aggrappare alla corda, ok. Aspetta. Ultimo. Lì. Al... Dai. Scusa, Content. Baldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge. Ah, davvero? Meglio in faccia che in testa. Vabbè. Chi è? Chiamata di lavoro. Ok. Su. 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 D'accordo. Proviamo a salire. Ci credo, le scale sono in... Guarda, si può anche scendere, no? La sfortuna. Che fai, Sam? Che cazzo fai? Ops, ho parlato troppo presto. Te l'avevo detto. Potrebbe essere utile per il rampino. Nathan, non piace anche a te questa torre? Certo. Bellissima, guarda, mi ci seguo tutte le sere. Bellissima sta torre. È tutto molto bello, a me vorrei sapere dove atterrare. Ok, sicuramente lì. Perfetto. Così si usano le grate. Ta ta ra ta 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 ta. Beh, l'entusiasmo non gli manca. Vieni qua, aiutami. Schiavo. Serve una spinta? È bel massimo. Allora, pronto? Pronto. Ma perché non mi ci mandi me? Che palle. Okay. Bene, ho trovato qualcosa. Stai indietro. La scatola, baule. E baule lì. Ok. Andiamo. Bello, cazzo. Wow. Ah, siamo alla famosissima montagna a Castoro. Due capitoli fa la stavamo nominando. Che ne dici di rubare ai ricchi, eh? Allora rubiamo ai ricchi. Ehi, c'è un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere Newtown? Beh, anni. Dipende da chi o cosa incontreremo. Con no. Merda. Oddio. Stai bene? Sì. Forza, passiamo dalle finestre. Giù. Via. E non pensavo di calarmi, che ci si potesse calare. Bastardi con l'RPG stanno distruggendo ogni cosa. Oh. E andiamo. Oh cazzo. Ci è mancato poco. E si è visto. Davvero? La cosa l'hai capito. Salta. Si rompe? Nel caso saltato. Nel dubbio salta. Una volta nel dubbio spazza, adesso nel dubbio salta. Stronzi. Nathan! Nathan! Alza, dobbiamo andare! Dobbiamo andare! Subito!
Ok. Madonna. Un po' scena stile l'aereo di Uncharted 3, eh. Salta sopra, sopra, sopra. E corri se puoi. Tanto salvarci ci salviamo, poi vuole tanto capire come, ma vabbè. Grazie. Bastardi. Via, via, la porta, la porta, la porta. E uno. E due. E tre, via. Non fermate. Adesso, qua. Ok. Oh, cazzo. Ma dove vado? Giù. Bene. Lì alla roccia, bene. Ok, perfetto. Perfetto, insomma. Ehi, Sam, fallo secco. Ma che cazzo faccio a farlo secco, fra? Come faccio? Penso di avere cose più importanti a cui pensare al momento. Tipo salvarmi il culo. Ok, silenzio, momento di silenzio. Via. Nadine. Ok, aspetta, aspetta. Sam, intervieni. Hai Nadine. Bello rivederti. Ok, Mango! Mango! Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso. Mango, la rondine. I miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere dalla stessa parte. Aspetta. C'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? Mm. No, non ci casco più. Ehi, hey, dai, e perché non è? Intervieni, cazzo. Godo. Ok, è stato più agitato del previsto. Botte di sana pianta? Andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Spero. Sarebbe la scelta più saggia. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in due. Non ho paura di voi. Arriveranno tra poco. Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Santi nubi. Ok, due contro uno. No, 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 no. E sono stanca. Di te. Non provarci. Donna, oh. Sforza. Come diavolo fa? Contro due. Non si picchiano le donne. Ma questa se lo merita tutto. Oh, merda. Dove vado? Quo vadis? Ok. Ci sono cose, Sam. Nadine! Boom! Quanto sei coglione? Tanto. Tanto, tanto. Vai prima lei. Aia. Ma non abbastanza. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi.
tutte quante. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei dici? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Calma. State fermi, non sparate. Mettila giù. Calma, ok? Calma. Ecco, è lei che si unisce a loro. Ora, Nadine, non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Amori. Samuel, tutto ok? Walter. Saremmo arrivati a questo. Per pochi. Ehi, calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. È un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh sì, sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Dai, senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi. Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia. Rifiuta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi. E deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria in Argentina 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Oh, wow, che ti ha raccontato? No. Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo e più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Dismas insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Che stronzo. Il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te. Ehi, no. Dai, Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam. Mi ha fatto incazzare. Ma, sai... Il passato è passato. E pesto è pesto. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui? Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Sempre risposta pronta, eh? Hai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Stai facendo no, un errore. No, 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 no. Aia. Che musata ha battuto. Che musata! Minchia. Oh, oh mio Dio! Nate! Ehi! Nate! Flashback? All'infanzia, forse? Eh sì.
Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Tua madre? No. Ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Capitolo 16. I fratelli Drake. Da dove iniziamo? Flashback. Cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro. Va bene, la prossima volta però.